Festa di primavera alla scuola Collodi, promotrice di questa iniziativa l'insegnante Saveria Stabile. Ebbene, può illustrarcene i contenuti? Allora, innanzitutto è alla sesta manifestazione questa che facciamo, il sesto anno che facciamo la festa della primavera. Quest'anno però l'abbiamo voluta fare coincidere con la data del 22 aprile perché è la giornata mondiale della terra. Infatti proprio lo scopo della manifestazione è quello di sensibilizzare i bambini ad avere rispetto per l'ambiente e per la natura e da piccoli gesti quotidiani. E oggi i bambini hanno portato delle piantine, li abbiamo messi nel vaso, ogni giorno loro insieme a noi si prenderanno cura di queste piantine. Proprio per sensibilizzare, già dietro c'è un bel lavoro fatto con i bambini, abbiamo parlato dell'inquinamento, della raccolta differenziata, dell'importanza dell'acqua e di quant'altro. Diciamo che siamo contenti di questa manifestazione, quindi ogni anno la riproponiamo sempre. A questo progetto partecipa lei solo o ci sono altri colleghi o colleghe che collaborano alla festa di primavera al Collodi? Sì, io sono la referente di questo plesso, però dietro di me ci sono tantissime colleghe che collaborano, assistenti, e bidelle, personale ATA che ci danno una mano in tutto. Devo ringraziare tantissimo il nostro dirigente Giovanni Pietrelardi che ogni anno ci ha sempre supportato, aiutato e ha creduto in noi, in quello che facciamo, cioè crede in noi.